Registrazione, io adesso sto registrando. Allora, Antonio Tomarchio, fondatore di Bintu, e partiamo dall'ultimo evento, diciamo, che ha visto Bintu, cioè la vittoria della Startup Competition alle web. Raccontami l'esperienza, come ci siete arrivati e poi facciamo un flashback per capire che cos'è Bintu e dove state andando. Allora, ciao, ciao, grazie innanzitutto. Le web è nata, l'idea di partecipare è nata dal fatto di aver trovato degli articoli sulla competizione già l'anno scorso, in particolar modo conoscevo bene i vincitori dell'anno scorso, Waze, e quindi abbiamo deciso quest'anno di partecipare perché la ritenevamo un'occasione importante di visibilità, soprattutto perché è sponsorizzata e coorganizzata in realtà da Google, quindi comunque ha una validazione internazionale molto importante. E abbiamo partecipato quasi, ci eravamo quasi dimenticati di completare l'application, quindi diciamo il 15 settembre abbiamo presentato l'application 2 ore prima della chiusura del sistema, come spesso accade. Sì, l'application consisteva in realtà nel compilare un profilo dell'azienda, quindi inserire dei dati su che cosa si fa, screenshot, video, numeri, traction, era abbastanza esteso come profilo. Ce ne eravamo quasi dimenticati, se non che poi arriva la notizia, il 31 ottobre, mi trovavo in Sicilia, dove ero rientrato dai miei per un paio di giorni, arriva questa notizia di essere scelti tra i 32 finalisti e di essere sottoposti al voto del pubblico. E a quel punto ci siamo mobilitati tramite il nostro team, i nostri fan, ma poi abbiamo ricevuto anche supporti che abbiamo veramente apprezzato, compreso anche quello di tuo. E alla fine, diciamo, il 15 novembre, il 12 novembre, no, il 15 novembre mi trovo in Cina, perché abbiamo passato parte di novembre in Cina per lavoro, e la mia responsabile marketing, Rossella, mi chiama in camera e mi dice: è arrivata la mail, siamo stati scelti tra i 16 finalisti, e insomma è stato un bel riconoscimento. E a quel punto però ci siamo posti di voler vincere, l'esperienza è stata bella. Siamo arrivati lì anche prima dell'inizio, il 5 dicembre, dove abbiamo fatto delle prove, c'è stato un po' di coaching, eccetera. E ci hanno dato uno stand nell'area Le Web, quindi ha avuto anche un'utilità per BizDev. Ci hanno permesso di avere accesso alla piattaforma per organizzare gli incontri prima. Globalmente abbiamo avuto oltre 25 incontri sui 3 giorni con venture capitalist e potenziali partner. E poi abbiamo fatto il pitch, e in realtà poche ore dopo il pitch, già il giorno prima della premiazione, è arrivata la notizia confidenziale che i tre erano stati, che eravamo tra i 3 selezionati, solo che non avevamo capito che ci fosse poi una classifica. Certo. Senti, che cosa si vince? Che cosa. Ma in realtà non si vince nulla, si vince la gloria, nel senso che comunque dà una visibilità mediatica e soprattutto presso la comunità investitori particolarmente importante. Viene vista un po' come una validazione. Certo. Abbiamo incontrato Google ad alto livello, quindi è stato positivo. Senti, allora, adesso ritorniamo indietro. Come si arriva a fare Bintu? Cioè, voi state facendo anche un percorso molto ambizioso. Siete partiti in Italia, avete avuto un seed, siete andati in America. In questo momento, da quello che leggo, da quello che ho capito, avete un gruppo di sviluppo in Italia, ma il business lo state. È il modello capobianco, insomma, la Funambol in qualche modo, no? Sì, esatto. Allora, innanzitutto spiega in 2 parole che cos'è Bintu e che cosa permette di fare. Allora, in 2 parole, Bintu è una piattaforma che permette a chi sviluppa applicazioni per smartphone, per iPad, insomma, per mobile, diciamo, di introdurre molto facilmente, senza doverlo sviluppare internamente, una serie di dinamiche di gioco anche molto elaborate, per esempio concorsi, competizioni fra utenti, scommesse tra utenti su raggiungimento di obiettivi, missioni settimanali, giornaliere, tutta una serie di dinamiche volte ad aumentare l'interazione dell'utenza sia con l'app sia fra di loro.
in maniera sociale. Ma l'elemento veramente chiave di tutto ciò, che poi è la differenziazione rispetto ad altri competitor, è il fatto che noi crediamo nel fatto che queste dinamiche di gioco possono diventare anche un modo per far monetizzare lo sviluppatore e per dare dei benefici agli utenti finali. In che modo? Inserzionisti pubblicitari, e-commerce, negozi fisici, eccetera, possono sulla nostra piattaforma creare delle promozioni, dei buoni sconto, delle offerte, dei regali, e queste offerte vengono assegnate agli utenti quando vincono, quando ottengono dei risultati particolari dentro le app. Gli utenti vengono gratificati non solo con il punteggio, con la classifica, eccetera, ma anche con dei benefici reali. E questa idea secondo noi è vincente perché rispetto alla pubblicità classica permette di dare benefici a tutti e tre i soggetti coinvolti, nel senso che l'inserzionista ha un nuovo modo per interagire in modo anche piacevole con gli utenti, lo sviluppatore introduce una nuova fonte di ricavi completamente integrata nell'applicazione, e però anche l'utente finale ne ha benefici. Questa è la differenza fondamentale rispetto ad altre forme pubblicitarie, perché ha l'impressione corretta di star trasformando il tempo speso nell'applicazione in benefici reali, per di più anche geograficamente vicini a lui, perché i premi possono essere geotargetizzati. Allora, io ho sentito alle web che avete 3 milioni di utenti attivi. Dammi un po' di numeri di quelli che piacciono agli investitori. Esatto, allora, globalmente quando uno sviluppatore integra noi, significa che a quel punto tracciamo tutta una serie di eventi sugli utenti di quell'app e li riconosciamo in maniera cross-app tramite il device ID o altri parametri. Noi oggi raggiungiamo globalmente, cioè e trasformiamo questi utenti ovviamente in un reach pubblicitario attraverso la nostra piattaforma. Noi oggi raggiungiamo di 25 milioni di utenti nel mondo, e di questi 3 milioni circa sono attivi giornalmente, significa che ogni giorno 3 milioni di utenti possono ricevere nostri premi tramite la piattaforma Binto, e già oggi avremmo la capacità di consegnare quasi 1 milione di premi al giorno, il che non significa che effettivamente li consegniamo già, perché dobbiamo avere gli accordi con gli inserzionisti, e questo è quello su cui stiamo lavorando, quindi banalmente in alcuni paesi non siamo proprio presenti, quindi in questo caso, pur sapendo che gli utenti potevano ricevere un premio, in realtà il premio non scatta, quindi l'utente non vede nulla, non ha questa esperienza. Ovviamente però un potenziale interessante, ben preso superiamo 1 milione di premi al giorno e stiamo incrementando sempre di più la capacità di consegnarli. Quindi oggi gli date dei badge, gli date cose virtuali? Sì, poi prendo cose virtuali, dei badge o altro, non prendo dei premi reali. Okay. L'utente in realtà può addirittura, se vuole, non è una cosa... su cui al momento stiamo spingendo parecchio perché fa parte della strategia più futura, può anche creare un profilo su binto.com. Il vantaggio di creare il profilo sta nel fatto che sostanzialmente può importare i suoi amici e quindi può interagire anche con utenti che conosce personalmente, può sfidarli, può mettersi in competizione, e poi ha sostanzialmente una sorta di riepilogo di tutta la sua attività cross-app, quindi può vedere le sfide in corso sulle varie app, piuttosto che i posizionamenti, piuttosto che i premi vinti, ha il suo portafoglio premi che lo segue in maniera cross-app. Ecco, a fine dicembre avremo oltre 400.000 utenti registrati alla piattaforma, quindi un numero estremamente significativo, perché significa utenti che hanno creato un profilo, che hanno importato amici, che condividono tutte le attività che fanno cross-app. E questo per noi è un valore enorme in prospettiva. Quindi l'obiettivo è di far crescere questa community. Il modo con cui la faremo crescere, e qui viene, il bello del 2012, sta nel fatto che all'inizio del 2012 faremo una cosa nuova, cioè
non solo l'utente può ricevere i premi dentro i giochi, ma addirittura dentro i giochi già oggi riceve dei crediti, cosiddetti B-dollars, che oggi servono solo per fare una classifica, ma sostanzialmente dall'inizio 2012 l'utente potrà andare nella nostra app e trovare le offerte e andarle a cercare attivamente, cioè non dovrà aspettare di riceverle, ma potrà andare sulla nostra marketplace e utilizzare i crediti per comprare, tra virgolette, offerte scontate. E il developer guadagnerà pure perché se l'utente è un utente fedele a una data applicazione, ogni volta che farà una transazione sul nostro sito, riconosceremo al developer la revenue share. Quindi significa che il developer addirittura monetizza al di fuori della propria applicazione. Senti, ok, mi sembra assolutamente tutto chiaro e anche estremamente interessante. Adesso io però vorrei parlare di te, cioè nel senso che come si arriva a fare una cosa di questo genere? Tu sei dell'82, dico bene? Settembre 82, sì. No, Settembre 82, quindi non c'hai neanche 30 anni ancora.29. Prima di fare il fondatore di Bintu, che cosa facevi? Allora, io, diciamo, il mio percorso parte dal Politecnico di Milano, dove ho studiato ingegneria matematica, con un programma di doppia laurea a Parigi, all'École Centrale de Paris, dove ho passato 2 anni. Un periodo come summer visitor a Cornell negli Stati Uniti, quindi diciamo durante il periodo universitario ho avuto la fortuna anche di poter fare delle esperienze internazionali che mi hanno aiutato enormemente nella formazione, specialmente l'esperienza francese, dove gli studenti delle grandes écoles sono estremamente coinvolti nella gestione degli eventi dell'università, anche finanziari. Subito dopo l'università, veniamo anzi in contemporanea all'ultimo anno, rientrato a Milano per finire la specialistica, veniamo coinvolti a seguito dell'esperienza americana in un progetto di ricerca volto a dimostrare che il sistema di citazioni legali della giurisprudenza americana potesse essere mappato come una rete simile al web. Questa era l'idea. La ricerca viene svolta da me con il professore che è il committente di San Diego ed effettivamente dimostriamo che questa intuizione matematicamente fosse vera. Da lì parte un progetto finanziato da privati americani per costruire un motore di ricerca legale e mi viene chiesto di reclutare un team. Qua stiamo parlando del 2006. Mi viene chiesto di reclutare un team e io mi rivolgo a un amico d'infanzia che è stato mio compagno fin dalle scuole medie, che è un computer scientist di livello eccezionale, Walter Ferrara. Mi rivolgo a Filippo Privitera, che è un'altra conoscenza siciliana di vecchia data e un ingegnere elettronico di altissimo livello, che all'epoca faceva ricerca in robotica. E tramite il Politecnico recluto un'altra persona che viene a collaborare, altre 2 persone che vengono a collaborare al progetto. Da lì nasce, diciamo, il core del team attuale, perché finito il progetto di prototipo finanziato dagli americani del motore legale, era all'inizio del 2008, ci ritroviamo con questo team e decidiamo di fare una startup, di provare a fare qualcosa noi. E in particolar modo sviluppiamo una piattaforma per il performance advertising, cioè l'idea era fare una piattaforma che aiutasse gli inserzionisti a ottimizzare non solo i click, ma anche le effettive conversioni, quindi le effettive vendite o altro. La piattaforma funziona abbastanza bene, nell'arco di 2 mesi raccoglie 1.000 publisher e arriva a gestire 100 milioni di impression al mese. Però ovviamente noi eravamo molto giovani, era il 2008 e avevamo bisogno di capitali, non era una fase molto felice. Entriamo in contatto con register.it, controllata di Dada, e c'è un grande interesse da parte loro perché avendo una customer base nel domain hosting, nei servizi di domini di mezzo milione di aziende, volevano avere una piattaforma per permettere a queste aziende anche di fare pubblicità online. Da qui viene una proposta di acquisizione sia della tecnologia che del team, che diciamo era interessante, specialmente per l'età. Accettiamo e, come parte del deal,
Io divento responsabile prodotto internazionale per la pubblicità online, e tutto il team viene acquisito. Quindi lavoriamo in data, io personalmente per circa 19 mesi. È stata una bella esperienza perché comunque parte del team era in Gran Bretagna, quindi un'esperienza molto internazionale, avevamo relazioni con diverse società pubblicitarie, partecipazione ad eventi a livello internazionale, ma però, cioè, sostanzialmente però il mondo della grande azienda, e anzi Dada comunque era una realtà abbastanza dinamica, non faceva per me decisamente. Quindi nel settembre del 2010 rassegno le dimissioni insieme a Privitera, senza ancora avere in realtà ben chiaro, avevamo sviluppato il nocciolo dell'idea di Bintu, cioè l'idea che in qualche modo si dovessero sfruttare i giochi esistenti per permettere ai brand di fare pubblicità. Quindi non la strategia del brand che si fa il gioco che non è scalabile, Certo. che richiede un effort enorme, dei costi enormi, ma ci sono un sacco di giochi di grande successo, perché un inserzionista si debba fare il suo gioco? Semmai sarebbe interessante sfruttare l'esperienza utente dei giochi esistenti, che hanno già la base utente, per Certo. fare un product placement. C'era questo concetto, però l'idea è che io ho un mito che voglio sfatare, il fatto della startup part-time, ok? Nel senso che non esiste, cioè sento molta gente dice io ho la mia startup, però in realtà la faccio part-time perché lavoro, perché ho bisogno dello stipendio. Ecco, questo è comprensibile, perché chiaramente andare da una posizione in Dada che a sua volta è gruppo RCS, quindi proprio il tempio del sistema editoriale italiano, una posizione ben con tantissimi benefits e molto ben retribuita, ad andare a zero, diciamo, non è facile, chiaramente. Noi avevamo margine grazie anche alla vendita di AdRight, però in generale mi rendo conto che non sia facile, però arrivato a un certo punto è necessario, nel senso non si può pensare, la startup richiede il 150% del tempo, quindi non si può pensare di farla part-time. Quindi noi ci licenziamo già a settembre, cioè, senza ancora aver strutturato bene, iniziamo a lavorare sodo, a dicembre rassegno le dimissioni altri due membri del team storico. Quindi io mi rimetto con Filippo Privitera a settembre, che diventa mio fondatore, mio cofondatore, e poi ci raggiungono gli altri due, Walter Ferrara e William Nespoli, che diventano anch'essi cofondatori, anche se di minoranza, all'interno di Bintu. Realizziamo un primo prototipo, io e Filippo lavoriamo sul primo prototipo a dicembre, e otteniamo l'angel round, e otteniamo l'accordo per un angel round sostanzialmente da miei contatti personali, in particolar modo una persona che è stata manager in Google, che era stata anche il mio ex capo in Dada, quindi la sua famiglia, diciamo in generale, lui e anche la sua famiglia hanno investito nell'iniziativa. Chiudiamo questo round, che comunque era abbastanza consistente, e è strutturato in due tranche, una a fine gennaio, una ai primi di giugno, e legata a delle milestone che sono state raggiunte, però partiamo subito ad assumere il team. E il team è chiave in una startup, cioè è fondamentale, non si può commettere un errore sul team. Un errore sul team, specialmente un team di 6, 7, 10 persone, significa avere il 20, 30, 20, 10% del team che non funziona. E il team viene trovato tramite contatti personali, troviamo due ragazzi eccellenti per lo sviluppo Android e iOS. Insieme a noi si unisce a noi un altro cofondatore che lavora con noi sul prototipo fin da ottobre, Andrea Cozzi, che è un designer eccellente e che cura tutta la parte di design che è fondamentale in un prodotto del genere. E, fra l'altro è lui anche dietro alle slide, avete visto alle web. E, niente, questo gruppo si espande, poi ad aprile un altro acquisto fondamentale che si fa è un'altra persona giovanissima, che si unisce a noi e che si va sempre più a occuparsi, avere sempre più responsabilità crescenti del marketing, e che oggi ha 22 anni, quindi diciamo comunque un team veramente giovane che va dai 22 ai 26 anni, e che lavora tantissimo, cioè questo bisogna dirlo, cioè nulla viene dato per niente, nel senso
noi abbiamo dovuto, noi lavoriamo veramente tantissimo. Scusate, ho bisogno di elettricità, scusate. E quindi da qui il team si struttura e parte l'avventura. Senti, quali sono le caratteristiche che deve avere qualcuno che partecipa a una startup? Cioè, come lo scegli dal punto di vista della qualità, diciamo, della persona? Ci sono due aspetti. A, come scegli i soci? Che sì. Uno dei grossi problemi delle startup è che, diciamo, non, all'inizio molti sono innamorati dell'idea di fare una startup, ma non valutano quello che significa fare una startup, cioè il fatto, certo, che ti devi fare il mazzo, il fatto che sei in un contesto fortemente di incertezza, nel senso che quello che stai facendo probabilmente dopo 6 mesi cambia perché ti sei accorto che hai sbagliato e via di seguito, cioè non è un percorso lineare come quello che tu trovi all'interno di un'azienda in cui tu sei incasellato in un contesto, hai le tue mansioni, hai le tue responsabilità e via di seguito. E quindi non è detto che qualcuno che, come dire, sogni o aspiri o in qualche modo vaneggi di fare l'imprenditore, poi quando arriva alla prova dei fatti riesca a farlo, primo aspetto. Quindi come fai a capire che il tuo interlocutore la pensa come te da questo punto di vista e che non se la fa sotto al primo momento, o non c'ha una moglie che lo prende per la camicia e lo riporta ai suoi doveri? Questo, ok, questa, vabbè, intanto rispondimi a questo. Ma allora, questo è il problema chiave della creazione della startup, la scelta dei soci, ed è chiaro ed evidente, questo ci tengo a sottolinearlo, che il processo di sviluppo della startup è la negazione della linearità, cioè bisogna assolutamente magari cambiare posizionamento nell'arco di pochi mesi. Magari ci sono periodi in cui addirittura sembra che tutto sia bloccato e arriva lo sconforto più totale, e poi invece arriva un momento di sblocco e si è tutti gasati, però chiaramente non ci si può abbattere alla prima difficoltà. Quindi la scelta di soci è fondamentale. Idealmente, nel mio caso, si è basata su una conoscenza personale, quindi comunque il fatto di sapere chi fossero quelle persone, di averci lavorato anche in un'altra startup, quindi se si ha la possibilità di trovare dei soci che hanno già vissuto l'esperienza di startup e non necessariamente con un successo, anzi magari proprio con un fallimento hanno anche appreso o comunque hanno visto la parte peggiore, certo, e più difficile della startup, questo è sicuramente ideale. E poi bisogna essere chiari e trasparenti, bisogna mettere in chiaro qual è la vision, perché se io creo una startup e la mia vision è creare una società internazionale che abbia clienti dall'America alla Cina, mentre ho dei soci che vogliono invece creare la società di consulenza in grado di raggiungere rapidamente la profittabilità e la certezza economica sul livello italiano, è chiaro che c'è un grosso problema, un enorme problema. Quindi l'adesione agli obiettivi comuni è fondamentale. Questo è un altro criterio di valutazione, cioè essere molto trasparente su quali sono gli obiettivi. E invece i collaboratori, perché io, a me è anche capitato di avere, insomma, collaboratori che in un contesto di startup non resistono, semplicemente non ce la fanno, cioè non hanno, è troppo liquido, è troppo, e quindi non hanno. Magari sono competentissimi dal punto di vista tecnico, ma subiscono psicologicamente appunto questa fluidità che c'è tipicamente all'interno di una startup. Allora che fai? Li tieni al riparo da queste cose e quindi gli costruisci artificialmente, come dire, una bolla in cui li fai lavorare? Oppure che cosa gli domandi per capire se hanno le caratteristiche giuste quando gli fai un colloquio? Allora, quando faccio un colloquio, innanzitutto cerco di capire anche l'eterogeneità dei loro interessi, perché questo può sembrare non correlato, ma ho sempre trovato che persone in grado di non essere, per esempio, solo puramente tecnici, ma avere anche una varietà di interessi e quindi una personalità molto
elaborata è un quid importante, perché gli permette anche di avere magari una sensibilità nel capire certe dinamiche. Quindi anche se non c'è una correlazione, in realtà molto spesso io faccio domande che non c'entrano assolutamente nulla. Cioè, tipicamente il colloquio con noi c'è prima una parte tecnica in cui molto spesso io non sono neanche presente, nel senso che faccio fare per esempio a Filippo o alle altre persone senior del gruppo, e poi invece il colloquio con me è veramente puramente quasi personale, cioè cercare di capire chi c'è davanti, se è una persona che ha interessi variegati, sicuramente valuto molto bene il fatto di aver avuto esperienze internazionali, perché aver avuto esperienze internazionali magari li porta anche a non avere magari i miti del posto fisso, avere essere, diciamo, sperimentati con realtà dove c'è molta più mobilità e fluidità. Quindi questo è un elemento fondamentale. E dopodiché gli dico chiaramente che, cioè, valuto chiaramente con domande specifiche la loro disponibilità a lavorare in un ambiente di startup. Gli dico esplicitamente che si faranno nottate, che si farà lavorare nei weekend. Non bisogna tenerli al riparo, cioè bisogna anzi responsabilizzarli. Sottolineo che ci sono dei benefit, perché nella mia startup ci sono dei benefit in parte per chi la vede positivamente, banalmente la flessibilità degli orari, l'opportunità di crescita. Una persona può entrare e dopo 6 mesi avere delle responsabilità che sono il quadruplo di quelle che aveva, tutte dinamiche che in un ambiente non di startup non esistono. E quello che cerco di capire è anche l'ambizione, perché alla fine per lavorare in una startup una qualità fondamentale sono due, secondo me: la passione per il proprio lavoro, e questo si vede anche nella capacità di appassionarsi anche ad altre cose al di là del proprio settore, quindi avere una dinamica in grado di sviluppare passione. La seconda cosa fondamentale è anche una certa ambizione, perché è chiaro che si chiede tantissimo, però la persona sa che può veramente crescere. E se si vede, cioè capisco subito se invece una persona che ha l'obiettivo di sposarsi e farsi il mutuo e basta, cioè nulla togliendo ovviamente alla scelta, è una scelta legittima, ma è una scelta che non è consistente con le fasi iniziali di una startup. Magari lo sarà dopo l'A-round, dopo il B-round, chiaramente, no? Cioè le persone che poi si assumono successivamente possono poi ovviamente convergere verso di più, verso un modello di persona più tranquilla, ma sicuro non nel primo anno e mezzo di vita. Senti, quando è che sei andato a chiedere i soldi, i primi soldi sostanzialmente? Ma i primi soldi sono andati a che chiedere... Che c'avevi in mano? Esatto. Allora, bisogna sfatare un altro mito, cioè il mito, secondo me, per cui se uno ha una bella idea e un PowerPoint carino, gli pioveranno soldi addosso, addirittura in America, ok? Cioè in America, magari non li ho trovati in Italia perché in Italia non ci sono soldi, quindi vado in America. Questo non è assolutamente così, anzi in America sono ancora più pretending sul fatto di avere un progetto valido, proprio perché ne vedono tantissimi. Noi siamo andati a chiedere soldi quando avevamo un prototipo pienamente funzionante, e questo per me è fondamentale. Cioè noi siamo andati a chiedere i soldi dove già avevamo un sistema di API, avevamo un sito che permetteva di caricare campagne, avevamo qualcosa che era forse già concreto, perché col PowerPoint non si va, secondo me, oggi non si va da nessuna parte. Ma è giusto, mettetevi nei panni degli investitori: la prima cosa che un investitore vuole capire è chi ha davanti e la capacità di realizzare quello che dice, cioè perché l'execution è chiave. Quindi tu arrivi, diciamo, l'investitore di fatto lo conoscevi, sì. A questo punto lui, ho capito male, 400.000 euro di round? 400.000 dollari. Dollari, ok. Sì. La società è incorporata o è fondata in Italia? No. La società è fondata in Italia e possiede una filiale americana, una okay. Incorporated Bintu Inc. Alla fine la trattativa come si svolge? Cioè in questo caso facciamo una trattativa con un business angel, quindi non è un investitore istituzionale. Probabilmente non c'ha un term sheet già pronto da metterti sotto il naso, cioè come è avvenuta, diciamola, su che base? Che tu, vabbè, gli presenti il prototipo, eccetera, ma poi in termini di proiezione,
di proiezioni economiche, di qualche. Allora, sì, la trattativa con i business angels è radicalmente diversa rispetto alla trattativa con dei venture capitals. Sono proprio due soggetti diversi anche emotivamente e come obiettivi finali. L'angel è proprio il soggetto risk-oriented, perché in realtà un altro mito da sfatare è che il venture capital sia così risk-oriented. Il venture capital in realtà è molto spesso risk-averse, cioè avverso al rischio, e investe solo in società su cui c'è una track record o una traction, un'attività. Il business angel è veramente orientato al rischio perché investe sul prototipo e alla fine investe sulla persona. E le proiezioni, i numeri, il business plan sono decisamente meno critici nel caso del business angel, perché il business angel sa che quei numeri cambieranno milioni di volte, che probabilmente il modello di business cambierà. Quindi lui sta investendo in primis sulla persona, sul team, sul fatto che quella persona possa realizzare qualcosa in quel mercato, magari cambiando posizionamento anche in futuro, però che alla fine arriverà ad avere qualcosa. E quindi la trattativa, anche parlare di valutazione, ovviamente, in una fase così iniziale, cioè non hai alcun fondamento. Come fai a definire una valutazione? Quindi alla fine si cerca di trovare un accordo per cui il business angel sia sicuro che quell'accordo sia, se un business angel intelligente, io a chi vuole fare startup dico di diffidare invece di business angels di diversa natura, e quello ci si accorge subito se un business angel intelligente, se non ti chiede per esempio il 50% o il 40%, perché un business angel intelligente deve sapere che i soci fondatori avranno diversi round di diluizione, e se poi arriverà il giorno in cui hanno pochissimi punti percentuali, non sarà, cioè, saranno più motivati a crearsi un'altra startup che a continuare quella. Quindi noi abbiamo fatto un accordo interessante da questo punto di vista. La trattativa è del tipo: mettiamoci d'accordo sulla percentuale, cerchiamo di trovare un compromesso fra il fatto che la mia motivazione, la nostra motivazione debba rimanere molto Certo. elevata, e il fatto che ovviamente tu stai rischiando parecchio, e quindi devi avere dei moltiplicatori molto interessanti in caso di vittoria. Ben diversa invece è la trattativa con i venture capitalist, in cui partono subito con dei term sheet predefiniti, vogliono analizzare i dati, eccetera, eccetera. Senti, tu hai avuto contatti con gli angel, diciamo, italiani, quelli un po' più istituzionalizzati, quindi Italian Angel for Grow, IBAN, piuttosto che di Pixel, Dona Don, Luigi Capello, insomma, diciamo questi qui, gli acceleratori, il Preseed. No, io non ho avuto contatti con questi angels, ma non per qualche ragione particolare, ma semplicemente perché ho avuto, tra virgolette, la fortuna di poter chiudere un accordo con degli angels che comunque vengono dal mondo industriale. Uno dei nostri angels era fondato, azionista, amministratore delegato di una società quotata, quindi comunque persone anche con una esperienza, con un background, con delle conoscenze che sono state molto utili all'azienda anche come struttura, come supporto dal punto di vista diciamo legale, per esempio, o altro. Quindi avendo avuto questa fortuna, il mio obiettivo madre era chiudere il più rapidamente possibile. Abbiamo chiuso questo round e adesso ovviamente si punta a un round successivo più cospicuo. Abbiamo la fortuna che i nostri angels possono fornire dei capitali di bridge nei prossimi mesi, qualora ciò fosse necessario. Quindi puntiamo direttamente adesso a un round cospicuo, con delle revenues che stanno anche crescendo e che quindi aiutano anche la sostenibilità dell'azienda, anche se ancora non profittevole. Ogni quanto vi sentite con l'Angel? Con gli Angel, quanti sono? Sono tre. Con gli angels, se ci sentiamo, io mando tipicamente una email di riepilogo almeno bisettimanale, e li sento spesso, ma anche per chiedere suggerimenti, cioè, anzi, in questa prospettiva, non in prospettiva di controllo alto. C'è stata massima fiducia da questo punto di vista. Quindi adesso voi siete proiettati per andare a cercare il round A sostanzialmente, Sì. che
state cercando, immagino, fuori dall'Italia, visto che siete andati da San Francisco. Allora, la situazione è questa, diciamo, negli Stati Uniti fare un investimento early stage con una società interamente all'estero non è banale, ok? Proprio perché anche qui si deve sfatare il mito, i venture capitals della Silicon Valley, se non hai un track record passato nella Silicon Valley, ovviamente cioè, non sono lì proprio a far piovere soldi, vogliono una traction ancora più elevata da società veramente ben strutturata. Quindi sostanzialmente, quello che, poiché per noi è importante farlo velocemente, una strategia può essere di fare un Series A round anche europeo, ok? Quindi, di profilo europeo, internazionale comunque di profilo europeo, proprio perché alla fine nell'A-Round è molto importante avere proprio la liquidità finanziaria. Noi abbiamo già creato tutte le connessioni negli Stati Uniti, anche ci stiamo muovendo anche in Cina, abbiamo bisogno di foraggiare questa crescita, quindi c'è bisogno proprio di una parte finanziaria sostanzialmente. Poi chiaramente i round successivi devono chiaramente essere internazionali e avere capitali anche americani e asiatici, perché guardiamo con molto interesse anche all'Asia in questa fase. Però una strategia potrebbe essere fare il round più di base europea, proprio per una questione di velocità anche, cioè o anche di situazione. Cioè, già noi oggi, secondo me, con i numeri che abbiamo, siamo finanziabili sicuramente per un Series A round, però mentre in Europa abbiamo anche la track record, perché abbiamo lavorato in società europee, eccetera, magari in America ci sarebbero le diffidenze e ci richiederebbero ancora più dati, ancora più revenues, quindi più tempo. E quindi scusami, qual è il senso di cioè perché l'ufficio non l'avete messo a Londra e lo siete andati a mettere a San Francisco? Ma là è per una questione di business development, nel senso che comunque moltissimo traffico è americano, vogliamo curare i rapporti con gli inserzionisti negli Stati Uniti, espanderli, stiamo cercando di portare on board grossi retailers, quindi è proprio il core del business. Gli eventi molto spesso sono lì, gli eventi chiave dell'industria in termini di fiere, conferenze, dalla CES alla Games Developer Conference a marzo, all'ATTEC. Quindi noi tramite quella presenza presidiamo la Silicon Valley, ci facciamo conoscere, siamo presenti sul luogo, dopodiché vedremo dove faremo il finanziamento e se lo faremo in Europa probabilmente creeremo una presenza nel lab vicino all'investitore. Certo. Potrebbe essere Londra o potrebbe essere la Germania. Berlino, ok. Berlino, nostra. Ormai Berlino, diciamo Uber Alles, insomma, diciamo, Sì, comincia a anche essere. se sì, secondo me per noi forse sarebbe, non lo so, diciamo, per una questione anche di connettività con il resto del mondo, di logistica, Londra è sicuramente una piazza molto, molto connessa. Come ti immagini Bintu tra 3 anni? Qual è la... Ma in Ti immagini ancora di lavorare in Bintu? Cioè, ti immagini che sia ancora tua o speri di Fra 3 anni credo che essere stiamo. sulla barca vicino a Barberis? No, fra 3 anni spero assolutamente di essere ancora dentro Bintu. Non abbiamo fatto Bintu per monetizzarla in 1 anno o 2 anni, quell'esperienza già è stata fatta. Adesso Bintu fra 3 anni la vedo come una società che è diventata leader in questa nuova forma di marketing e di gamification, che abbia migliaia di applicazioni on board e che raggiunga un audience possibile di 100 milioni di daily active users. Questo è l'obiettivo chiave. E quindi è avere una community di utenti iscritti con almeno 50 milioni di persone. E quindi abbiamo sfatato un altro mito che le startup si fanno per venderle. Le startup si fanno, la prima cosa fondamentale per fare una startup è essere la passione in quello che si fa, cioè perché non pensare di fare la startup per fare i soldi non si va da nessuna parte. Inizialmente la startup i soldi si rimettono, cioè nel senso che io ho ancora una nota spese di spese con anticipato per non gravare sulle casse in attesa poi di round più grossi di consistente natura. Quindi la startup i soldi si rimettono e solamente la passione può essere il driver. Quindi sfatiamo il mito di creare la startup per poi
per poi venderla subito dopo, anche perché se si fa così, probabilmente in realtà non si riesce a eseguire il plan in maniera corretta. Altra cosa, ci sono altri imprenditori con cui ti confronti, con cui vi sentite, vi raccontate delle cose, avete delle esperienze in comune? Insomma, qualcuno che magari è nella tua stessa situazione o è andato un po' più avanti di te, o eccetera. Ma ho avuto modo di conoscere bene nell'arco dei mesi americani, perché ho passato diversi mesi in America nel 2000, nel corso di quest'anno. Ho avuto modo di conoscere bene, interfacciarmi parecchio con Fabrizio Capobianco, che in realtà è diventato anche membro del nostro advisory board, che ha avuto un'esperienza comunque interessante, quindi ha un case veramente notevole. Ho avuto modo di conoscere persone nella valle, eppure di confrontarmi con loro con esperienza. Ti dirò in Italia, ma anche dovuto al fatto che in realtà quest'anno ci sono stato un po' poco, non ho avuto. Sì, in Italia conosco personalmente e mi interfaccio e anzi faccio i complimenti per quello che sta facendo. Massimo Ciociola di Music Match, una persona che ho conosciuto in Dada, che ha tutte le qualità, diciamo, dell'imprenditore, che si rende molto passionevole, ma anche molto concreto poi nell'execution. Lui è una persona con cui ci sentiamo spesso. Anzi, è stata la primissima persona che mi ha chiamato appena sceso dal palco di Le Web, mi ha fatto molto piacere. Va bene, senti, io ti ringrazio, sono 45 minuti che parliamo, quindi insomma, Di ottenere raccolto. ho raccolto molto molto materiale. E, beh, intanto tutto in bocca al lupo Crepi, crepi. per il futuro di Bintu e spero che ci sentiremo presto. Assolutamente, spero anch'io. Dai, Ciao Antonio. ti ringrazio Nicola, grazie Ciao, mille. ciao. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.